Sottosegretario di Stato per la Salute, onorevole Faraone, risponde all'interrogazione numero 3823 della senatrice Mussini ed altri concernente la vicenda di un connazionale residente a Tokyo. Purtroppo il sottosegretario, il viceministro competente, ha avuto un grave contrattempo e quindi ringraziamo il sottosegretario Faraone per non averci costretto a rinviare questa interrogazione. Prego, sottosegretario Faraone. Grazie, Presidente. La Farnesina, l'Ambasciata d'Italia a Tokyo e il Consolato Generale d'Italia a Osaka conoscono bene e seguono con grande attenzione la vicenda segnalata dall'onorevole interrogante, fornendo assistenza al connazionale e ai piccoli nati dal matrimonio con una cittadina giapponese. Da quanto risulta, la Farnesina e il nucleo familiare, dopo aver vissuto per alcuni anni in Germania, si è trasferito di comune accordo in Giappone a Tokyo nell'ottobre 2015. Pochi mesi dopo, tuttavia, a causa del deterioramento del rapporto coniugale, la madre dei piccoli è tornata a Nagasaki, sua città natale, portando con sé i bambini. Da allora la cittadina giapponese ha reso molto difficile il rapporto tra il padre e i figli, ostacolandone i contatti. È attualmente in corso in Giappone un procedimento giudiziario per definire i termini della questione, nell'ambito del quale il connazionale ha conferito mandato a un legale che lo difenda e lo assista. A riguardo, la sentenza sarà pronunciata probabilmente entro la prima metà del prossimo mese di novembre. Il 28 aprile scorso si è tenuta la terza udienza presso il Tribunale dei Minori di Nagasaki, che ha portato alla concessione al padre del diritto di visita dei minori. Si tratta di un'evoluzione positiva del contenzioso familiare. Il 2 giugno scorso il connazionale ha quindi potuto incontrare i suoi figli e il 21 luglio ha avuto con loro una conversazione per via telematica. Da allora, tuttavia, il connazionale non ha più avuto contatti con i minori a causa, a suo dire, dell'opposizione della madre. La vicenda non si configura come una sottrazione internazionale ai minori, ma si sostanzia in un conflitto coniugale che, in assenza di una composizione bonaria tra i genitori, è soggetto esclusivamente alle norme processuali e di merito del paese in cui la famiglia vive. Ciononostante, il caso è stato portato all'attenzione della stampa, nonché di alcuni parlamentari giapponesi, ed è stata comunque invocata una soluzione diplomatica e politica. L'Ambasciata d'Italia a Tokyo e il Consolato Generale a Osaka, d'intesa con la Farnesina, hanno più volte tentato una mediazione tra i coniugi alla ricerca di una soluzione che contemperi reciproche pretese genitoriali con il diritto dei minori a preservare il rapporto con entrambi i genitori. Il connazionale è stato più volte accolto in ambasciata, da ultimo lo scorso 5 ottobre, dove ha trovato sempre ascolto e partecipe attenzione. Di recente, poi, nell'ambito delle periodiche riunioni di coordinamento consolare in ambito UE, l'ambasciata ha poi avviato un giro d'orizzonte con gli altri partner europei accreditati a Tokyo per valutare e discutere casi simili a quello che coinvolge il nostro connazionale, con l'obiettivo di condividere le esperienze di tutela consolare e scambiare informazioni utili. L'ambasciata continuerà a mantenere i contatti con tutte le parti coinvolte e a ricercare una soluzione equa del conflitto familiare nel supremo interesse dei minori. Grazie. Grazie, senatrice Mussini, ha facoltà di replicare per 5 minuti. Prego. Grazie, signora Presidente. Io ringrazio il sottosegretario Faraone che mi ha permesso di avere comunque la risposta in aula alla mia interrogazione. E devo dire, quindi, non tanto al sottosegretario quanto piuttosto alla Farnesina, che fornisce questi dati, che la risposta, se da un lato mi rinfranca rispetto al fatto che comunque la Farnesina si sia attivata per porre assistenza, per dare assistenza a questo connazionale, tuttavia mi comunque lascia dei punti interrogativi che comunque io mi sento in dovere di fare presente. Innanzitutto il fatto che non si configuri una sottrazione di minori, diciamo, è un profilo che comunque, rispetto a quelle che io so che sono, che noi sappiamo, che comunque anche la Farnesina ammette che sono le condizioni attuali dei minori, è diciamo un po' una definizione che diventa una definizione un po' di comodo, perché in realtà questi bambini non hanno la possibilità di vedere il loro padre e si anche accertato, perché è stato accertato comunque anche dai servizi sociali giapponesi, che questi bambini sono in condizioni di sofferenza. Quindi comunque che la madre, che evidentemente ha un profilo di scarsa, quantomeno di scarsa capacità di dialogo all'interno di questi conflitti, si ritrovi comunque a essere capace di decidere, ad avere la possibilità di decidere integralmente quelle che sono le possibilità di contatto dei bambini con il padre a fronte di un disagio dei bambini, dovrebbe preoccupare, io credo, molto di più di quanto preoccupi, mi pare che preoccupi.
colgo l'occasione per ricordare alla Farnesina che questo non è solo un tema, non è il tema di un solo connazionale, ma è un tema che è stato portato anche da altri italiani che hanno una situazione simile nello stesso territorio. E aggiungo anche che, questo è un invito che io faccio alla Farnesina, aggiungo anche che in un mondo che sicuramente è globalizzato per tutti quegli aspetti economici che noi ben conosciamo e che ci spingono anche a dei negoziati bilaterali che sono sempre concentrati su alcuni aspetti che sono quelli delle relazioni economiche, sono quelli anche delle relazioni culturali, sicuramente a me sembra che tutto quello che è relativo al diritto di famiglia sia piuttosto trascurato, quando in realtà ci dovremmo forse preoccupare di più del fatto che sempre più spesso noi abbiamo dei connazionali che hanno che in questa mobilità maggiore che appartiene alla nostra era, sicuramente abbiamo dei connazionali che hanno sempre più spesso e sempre più frequentemente, in modo sempre più incisivo e anche doloroso, si ritrovano in situazioni di questo tipo. Quindi io vorrei invitare la Farnesina a tenere presente che là dove noi abbiamo attivate delle relazioni bilaterali, anche tutto quello che è il diritto di famiglia, adesso molto si sta muovendo anche sotto altri profili del diritto, ma anche tutto quello che è diritto di famiglia forse dovrebbe essere in un qualche modo osservato e in modo proprio organico rispetto alle facoltà di avere accordi tra Stati dovrebbe essere contemplato, perché non dobbiamo dimenticarci che nel nostro ordinamento c'è comunque questo interesse superiore del minore, e questo interesse superiore del minore credo che debba essere tutelato naturalmente all'interno del territorio nazionale su cui noi abbiamo piena sovranità, ma dovrebbe essere tutelato anche laddove una parte comunque chiamata in causa vanta dei diritti anche rispetto al fatto di essere cittadino italiano. Quindi io so che dovrà esserci una udienza breve, approfitto della risposta all'interrogazione per chiedere alla Farnesina di cessare di dare quell'assistenza umana che credo che sia dovuta, ma anche di trovare tutte le forme all'interno di un dialogo istituzionale per poter farsi carico di questa situazione, tenendo presente che altri stati, come per esempio il Congresso degli Stati Uniti d'America, hanno ottenuto e si sono espressi anche in modo molto più forte e forse anche più incisivo. Grazie.